Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside the Palma con il vostro palmozzo di fiducia. Orbene, cari più o meno amanti del Marvel Cinematic Universe, eccoci qui finalmente giunti a parlare del primo film che apre la fase 5 dell'MCU, ovvero Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Oh, si torna a parlare di cinecomic, con tutti i se, ma pro e contro del caso. Ormai abbiamo capito come questo tipo di industria nel tempo si è sicuramente ben consolidata all'interno del mercato, ma anche di come, almeno parlando del modello Marvel, con qualche speranza verso un modello di DC che a quanto pare vuole essere ben ringaluzzito da James Gunn, ad ogni modo però, come stavo dicendo, il modello Marvel apparentemente nella fase 4 ha trovato una sorta di fase di stallo. Perché se da una parte è certamente vero che nella fase 4, e ne ho parlato anche nel mio precedente video che se per caso non l'avete ancora visto, vi consiglio di andarvi a recuperare, dove facciamo proprio una disamina di tutto quanto il percorso nella fase 4 dell'MCU, ma a parte questo, se è vero che da un punto di vista cinematografico tutto sommato la fase 4 ha saputo tenere egregiamente botta, con alti e bassi ovviamente, ma anche e soprattutto con dei prodotti veramente molto interessanti, ad esempio un Eternals, il primo che mi viene in mente, è anche altrettanto vero che il contenuto Disney Plus della Marvel della fase 4, diciamo che non sempre ha fatto gridare al miracolo, ecco. Tutto questo pippone iniziale per dirvi che io comunque da un certo punto di vista mi posso ritenere soddisfatto di quello che è stata la mia esperienza complessiva e generale con la fase 4, ma non posso certo negarvi che verso questo Quantumania io non è che nutrissi proprio delle aspettative o comunque una partenza proprio boom di botto in pompa magna, ma comunque che da una parte mettesse tutto sommato dei buoni propositi e delle buone basi e soprattutto dei collegamenti con quello che abbiamo visto nella fase 4, con tutta quanta la spinosissima tematica dei multiversi, e dall'altra parte comunque che finalmente mi facesse un pochettino rivalutare proprio il mini brand di Ant-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe, personaggio con film dedicati che onestamente parlando non è che mi abbiano mai fatto enormemente impazzire. Ma di sicuro io di certo non mi potevo aspettare il quarto potere a tema Marvel Cinematic Universe, poco ma sicuro, un errore che purtroppo sto continuando a vedere commesso verso campagne marketing e soprattutto verso sia pubblico che creator che tendono a pompare di chissà quanto hype questi prodotti, hype che purtroppo alcune volte può anche essere ben riposto, altre volte invece esplodono come una bolla di sapone. E detto tutto quanto ciò, ora che possiamo ragionare su questo Quantumania a mente fredda, posso dirvi che per quanto mi riguarda, tutto considerato, per quanto la mia esperienza finale si possa definire positiva con questo film, ci sono tanti piccoli ma che meriterebbero di essere approfonditi. In primo luogo, beh, è abbastanza chiaro che il vero cavallo di battaglia di questo film sia innanzitutto il suo comparto visivo. Tutto quanto quello che il mondo quantico ha, almeno per il momento, da offrirci, è qualcosa che veramente trasuda trip allucinogeni con carico da 90 di blue sky che metà basterebbe. Devo fare i miei più sinceri complimenti a tutti quanti gli addetti ai lavori che hanno lavorato al comparto visivo di questo film, magari non proprio da un punto di vista di qualità della CGI, anche perché comunque di cose su schermo non ne vedrete in continuazione, ogni singolo frame vedrete esplosioni di colori, cose che appaiono, scompaiono, cose senza senso, cosa che comunque potrebbe strainare da una certa parte, ma che dall'altra nel contesto di questo stra eccezionale mondo quantico ci può anche benissimo stare. Quindi magari il mio applauso non sta tanto nella qualità della CGI, che diciamo che non sempre riesce a reggere il livello con tutto quanto quello che vorrebbe far vedere, ma proprio sui centinaia se non addirittura migliaia di concept che sono stati gettati e soprattutto elaborati e proposti all'interno di questo film. Da un punto di vista visivo, Ant-Man Quantumania ha veramente molto da offrire secondo me. E anche per quanto riguarda le musiche, anche per quanto riguarda tutto sommato la caratterizzazione dei personaggi, per quanto anche qui ci sarebbe qualcosa da dire, comunque tutto quanto sommato possiamo dire che alla fine anche questo Quantumania riesce a confezionarsi più o meno bene e a mantenersi comunque su quei livelli medio alti produttivi che bene o male sappiamo che la Marvel è in grado di offrirci da diversi anni a questa parte, che comunque sempre pian piano, anno dopo anno, cerca di fare sempre un piccolo passo in avanti, cosa comunque molto apprezzabile. Tuttavia, e qui iniziano ad arrivare i famosi ma che vi dicevo prima, il film in sé per sé, per quanto comunque tenti e in parte anche ci riesca a gettare delle buone basi sia di raccordo con la fase 4 precedente, sia con quello che apparentemente sembra vuole essere la tematica fuori di testa dei multiversi, per l'appunto per quanto riesca a dare un buon contributo alla continuity narrativa di tutto quanto il macroverso della Marvel al cinema, parlando proprio del film in sé per sé come mero mezzo di intrattenimento, non è che esattamente ci troviamo di fronte a un prodotto di superba fattura, ecco.
personaggi scritti abbastanza superficialmente, purtroppo anche Scott Lang stesso, una tematica di fondo che per quanto possa essere interessante non è che venga proposta probabilmente nel suo massimo potenziale, e comunque anche questo è legato al fatto che di sicuro non volevano bruciarsi la tematica dei multiversi e tutto quanto quello che vogliono affidare alla figura del Kang Conquistatore. Ovvio, era giusto che non si bruciasse tutto quanto il materiale già direttamente in un unico film, ma comunque una piccola lavorazione in più, per quanto il villain comunque sia il personaggio che forse più di tutti riesce a essere più carismatico e più d'impatto, un lavoro più approfondito sull'architettura di tutti quanti i personaggi, soprattutto dei protagonisti, almeno quello che vorrebbero essere i protagonisti di questa vicenda, io di sicuro l'avrei fatta, perché sono sicuro che in molti avranno non poco da recriminare. Inoltre, non so voi, ma almeno io ho avuto la strana sensazione di non ritrovarmi tanto all'interno dell'universo narrativo Marvel proprio in questo Quantumania, ma in qualcosa che un pochettino andava a scimmiottare quello che è il mood generale addirittura di un altro brand storico della Disney, ovvero di Star Wars. Non so perché io all'interno di questo film, soprattutto in alcune sequenze, ho respirato Star Wars a pieni polmoni. Cosa che onestamente ci può stare da una parte, perché sappiamo che comunque Disney vuole avere una visione generale di tutti quanti i suoi macro brand, ma dall'altra parte va un pochettino a togliere caratteristica proprio distintiva non solo al Marvel Cinematic Universe, ma proprio alla linea narrativa del personaggio di Ant-Man. Non lo so, queste atmosfere, questi feels da guerra galattica, onestamente non so quanto secondo me hanno saputo offrire un qualcosa di veramente in più al film. E per carità, ci può anche stare con la tematica o comunque con le vicende che vengono proposte, ma la sensazione di scimmiottamento verso altri tipi di narrazioni, altri tipi di brand, io ce l'ho avuta abbastanza forte. Ma soprattutto, ancora una volta, purtroppo, anche questo film cade nel pesantissimo errore, perché di errore si tratta, di proporre un film di 2 ore, quando in realtà, bene o male, già in 1 ora e mezza si poteva tranquillamente raccontare quello che voleva essere raccontato, ma che soprattutto in sé per sé la vicenda è molto molto semplice, certo, ricavandoci sopra chissà quanta epicità, chissà quanta avventura, ma parliamoci chiaro, il reale appeal che può avere un film come Quantumania non sta tanto nella tematica in sé per sé, ma più che altro sui vari possibili collegamenti per il futuro, e qui arriviamo alle 2 scene post-credit. Entrambe scene post-credit che, lo devo assolutamente ammettere, nulla a togliere, sono veramente molto molto fighe, sia la prima e soprattutto la seconda perché si ricollega alla fase 4, nulla a togliere, ma se consideriamo tutte quante le 2 ore precedenti, cioè sono a momenti quasi più fighe le 2 scene post-credit che non fa il film in sé per sé. E non so se questo sia effettivamente un plus oppure no al film. Insomma, per concludere, ragazzi e ragazze, questo Ant-Man and the Wasp Quantumania è sicuramente un prodotto che vi intratterrà piacevolmente per quelle 2 ore in cui vorrete accordargli la vostra fiducia. Un prodotto che sicuramente, da un punto di vista di continuity, è un passaggio molto importante per quello che vuole essere soprattutto la sua apertura verso un plausibile futuro della fase 4 e forse anche della fase 6 del Marvel Cinematic Universe, ma che, parliamoci chiaro, come film in sé per sé non è che vi strapperà esattamente dei gridi di gioia. E purtroppo, paragonando anche già solo questo film con altri prodotti, semplicemente la fase 4, stona abbastanza. Per cui io mi sento un pochettino di avvisarvi, non è un fallimento, assolutamente no, ma tutto considerato, arrivati a fine visione, avrete comunque la sensazione che sì, per carità, carino, intrattenente, ma quanto si sarebbe potuto fare di più sotto diversi punti di vista, soprattutto per quanto riguarda sceneggiatura e scrittura dei personaggi. Per cui, se proprio volessimo spingerci su un voto finale, io onestamente da un 6 al 7 glielo posso anche dare. Non riesco ad arrivare al 7 di poco, perché per quanto i lati positivi ci siano e ve li ho elencati, i lati negativi o comunque meno brillanti tendono a tirare giù il voto anche di non poco. Per cui sì, ho la presunzione di definire questo Quantumania una piccola occasione mancata, per demerito del film stesso o per merito di tutto quanto quello che si è forzatamente ricamato attorno, non lo so. Sta di fatto infine che comunque questo è un buon inizio di fase 5, ma comunque si poteva iniziare anche meglio, ecco, tutto qua. E basta, signore e signori, questo è più o meno tutto quanto quello che mi sentivo di dirvi, ovviamente sempre in maniera assolutamente non spoiler, su questo Ant-Man and the Wasp Quantumania. A me comunque il film tutto sommato è piaciuto, ma voi cosa ne pensate? Voi l'avete visto questo film? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? O comunque se siete in attesa di andarlo a vedere, che aspettative avete e sono state un minimo smorzate da tutto quanto quello che avete sentito dopo raccontato su questo film? Oppure comunque siete ancora stoici e volete mantenere fiducia nel futuro, soprattutto della Marvel? O più semplicemente, comprensibilmente, ne avete fin sopra i capelli di cinecomic? Potrebbe benissimo essere.
Sotto questi punti di vista, e per qualsiasi altra cosa, mi raccomando, scrivetela qui sotto nei commenti, perché cerco sempre di rispondervi il prima possibile, sempre comunque molto molto volentieri. Ed inoltre, nella speranza che questo video vi possa essere un minimo piaciuto, o che avete trovato anche solo un minimo utile o interessante, sapete perfettamente come dimostrare il vostro apprezzamento qui sotto, quindi nel caso ci siamo capiti. E basta, tutto qui. Io non posso fare altro che ringraziarvi un'ultima volta di vero cuore per avermi seguito anche oggi fino alla fine di questo video. Veramente, vi amo 3000. Noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui, su Inside the Palma, con il vostro palmozzo di fiducia. Alla prossima, e buon Ant-Man and the Wasp, Quantumania e inizio fase 5, tutto sommato comunque, a tutti.